L'opera che vado a presentarvi si intitola Presenze tra passato e futuro. È centimetri 60 per 80, ma entriamo direttamente sul quadro perché, come potete vedere, ci sono delle torri. A parte questo effetto gommoso che potrete subito notare perché sono visibili attraverso anche queste finestre e soprattutto anche come si allarga questa torre. Ma questa torre in realtà forse continua qui, quindi come potete notare, questa parte che sembra una parte che si staglia, come vista dall'alto, in realtà dietro cela qualcosa che va verso il cielo e queste scale sembrano poi scomparire. Perché presenze tra passato e futuro? Semplicemente perché se noi andiamo ad osservare sarà un castello o comunque qualche paesaggio rurale, antico. Ma il passato è completamente rivisitato in questa dimensione surreale, è resa come meraviglia del futuro. Naturalmente c'è un chiaro riferimento ai surrealisti e agli orologi di Dalì, però la cosa sensazionale, la cosa che più diverte è il fatto che le presenze in realtà sono determinate dalle assenze, perché ciò che è vissuto, perché comunque si vede che non è un posto abbandonato, è vissuto, la presenza stessa del luogo è raccontata nell'assenza dell'essere umano.